tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Federica. Sì, sono truccata per il video precedente che avete visto, ovvero la nuova collezione di Kiko, e sono qui a registrarvi l'intro di un video che ho girato stamattina, perché adesso è sera, è quasi ora di cena, e parliamo di Primark. Ebbene, sono andata da Primark, mi sono fiondata in camerino e ho provato un botto di outfit per voi. Vi lascio, appunto, andremo a vedere tutti gli outfit che ho scelto, i vari capi, la vestibilità, i prezzi, ed è la prima volta che faccio un try on in camerino da Primark. Ho voluto provare, vediamo come va, se il video vi piace, e eventualmente ve lo riproporrò periodicamente. Io vi lascio al video e non dimenticate, se vi piace, di lasciare un like, e se vi va di supportarmi iscrivetevi al canale. Iniziamo subito dalla vetrina, sto giro anche la vetrina, vi faccio vedere. Il capo che costa di più è 35 euro, quindi direi prezzo ottimo, 8, 9, 11, 15, 17 euro sono i prezzi medi. Questo cappottino nero 25 euro c'era anche in rosa antico. Il leggings effetto pelle dopo lo proveremo in camerino. E iniziamo subito dal primo outfit che ho selezionato cannando alla grande la taglia del pantalone, perché ho preso una XL, infatti è tutto arrotolato. Comunque questo completo grigio molto carino in maglia, fatto da questa casacca e pantalone bello svasato che mi piace un sacco, con i bottoni e la cintura in vita, ha le due tasche, la manica leggermente a pipistrello, bello così o con sotto un lupetto tono su tono o a contrasto, oppure anche una camicia e un tacco per dargli un allure un po' più elegante. Però mi piace, molto comodo, molto confortevole, e quest'anno la maglia si porta veramente tantissimo. Vediamo adesso i prezzi del completo, e c'era solo in questo colore. Pantalone 16 euro e casacca 18, abbastanza costoso per essere di Primark. Poi abbiamo questo completo con questo pantalone effetto simil pelle, ma non è pelle, un effetto lucido orrendo, taglia 40, forse forse un po' larghino, per questo mi fa tutti questi difetti. Comunque petizione per le luci dei camerini di Primark, perché vi evidenziano anche le tonsille, si vedono anche loro, cioè proprio una roba orrida, cioè orrenda, mi segna anche quello che non c'è. Abbinato a questo cardigan crop un po' over, marroncino con del rosa e del bianco all'interno, molto carino anche su un jeans questo maglioncino. Il pantalone non mi piace per niente, c'è anche in nero, però boh, tende a segnare troppo e poi fa troppe pieghe per i miei gusti. Andiamo avanti con questo shorts che non ho abbinato volutamente al maglioncino, ma non avevo preso nulla da abbinare allo shorts, in ecopelle, questo è proprio simil pelle, con i bottoni, la vita paper bag, quindi molto elasticizzata, 15 euro, sto provando una taglia 44, con questa cinturina inclusa ovviamente in vita, doppio bottone e guardate quanto elasticizzato. 15 euro, molto carino, si può portare con un lupetto nero, una calza coprente, uno stivale o anche senza calze per le più timorose, direi carino con la taschina laterale. Vado avanti con un abito molto carino in velluto, notare bene il mio calzino fashion. Questo è un abito in velluto liscio, molto semplice, si può anche abbinare con degli accessori oro e una cinturina oro in vita per renderlo un pochino più particolare, però 16 euro, è un velluto molto lucido, molto liscio, scende bello morbido, la manica un po' arricciata così fino al gomito, confortevole, ha una buona vestibilità perché sto indossando una 42, scende abbastanza morbido, carino, carino con la calza estivale, carino... Diciamo per le feste è un outfit molto semplice, confortevole e tranquillo, quindi ho deciso di provarlo e spero che vi piaccia. Il prossimo outfit è molto carino, questa camicia mi fa letteralmente impazzire, è una camicia in simil pelle marrone, bellissimo il taglio, il colletto, i polsini, rifinita veramente bene. C'ha appunto i bottoni nascosti, la cintura che si può allacciare in vita, tenere più stretto o più larga a secondo di come ci piace, scende veramente bene,
bellissima, e l'ho voluta abbinare a questo pantalone, anche lui in similpelle, quindi total look in similpelle. Questo pantalone è un taglio classico, arriva alla caviglia, scende dritto, ha il bottone a scomparsa e la tasca sul fianco. Molto bello, davvero molto bello. E veste anche bene, sto indossando una taglia 44, però sarebbe entrata anche la taglia in meno perché le copelle leggermente elasticizzate e anche un po' imbottitino questo pantalone. Ci metterei sotto un campero smarrone per terminare l'outfit, così per abbinarlo un po', oppure un Chelsea marrone, o altrimenti andrei sulla camicia nera e scarpa nera personalmente. Ho voluto poi, la camicia costa 19 euro, ho voluto poi farvi vedere anche questa giacca che era non è propriamente identica, però possiamo costruire un tailleur in similpelle con una cifra molto molto ridotta. Ecco qui il pantalone nel dettaglio a vita regolare, la giacca è foderata, dopo lo vedremo, ha la manica tranquilla, liscia, non ha bottoni, una giacca dal taglio piuttosto dritto, non sfiancata, però la trovo molto molto carina. La camicia la vedremo in un secondo momento abbinata al prossimo outfit. Io qua sotto avrei messo un lupetto, un dolce vita, anche un maglione nero o bianco, e questo è un color panna molto chiaro. Nell'insieme non mi dispiace, tutto sommato diciamo che è un bel tailleur economico. Allora, della giacca ho indossato una 42, quindi veste bene, pantalone 44, eccolo qua, è leggermente imbottitino, un po' come quelli di H&M. Questo è un outfit un po' più festaiolo, mi piace un sacco questa camicia senza polsini, però ha questa spalla super particolare con queste pence, questa spallina imbottita che esce un po' a darle questo taglio geometrico, colletto molto tranquillo, una camicia crop, non è molto lunga, io l'ho inserita all'interno di questa gonna plissettata in lurex, diciamo un tessuto tipo lurex, comunque argentato, è foderata, cercavo di farvi vedere la fodera, ha una fodera che arriva sopra il ginocchio, ecco qui, senza spogliarmi completamente. Molto bella con un tronchetto nero quest'outfit, o con una décolleté semplice nera. Per le feste ci può stare, mettendo anche magari delle catene argento che vanno a richiamare l'argento della gonna, un po' lunghe, un po' giocare un po' con dei bracciali e delle catene. La camicia ve la faccio vedere, eccola qui, non è molto lunga, quindi è adatta a essere inserita in gonne e pantaloni. Molto particolare è davvero questa camicia, la gonna è super elasticizzata, super comoda, leggerina, non molto pesante, però carina. La gonna costa 18 euro, la camicia 15. Andiamo avanti con un outfit quasi natalizio. Ebbene, questo maglioncino ho voluto provarlo perché non era il solito maglioncino rosso natalizio, ma era bianco e nero con questi fiocchi di neve, diciamo impreziositi da una perla. Molto carino, vestibilità classica, lunghezza regolare, morbidissimo, mega elasticizzato. E ho abbinato questa gonna che è effetto pelle, un po' latex, un po' lucida, però il tessuto è sostenuto. Purtroppo la taglia è sbagliatissima, è una 44, ma ci stiamo dentro io e voi insieme. Se fosse stata un pochino più piccola probabilmente non sarebbe stata neanche tanto brutta. Le luci di Primark veramente rovinano l'autostima delle persone, e dietro allo spacco. Questo è l'outfit nell'insieme, con anche sotto un anfibio, sarebbe stato carino. La gonna purtroppo no, non ci siamo. Comunque 16 euro. Il maglioncino 18 euro con plastica riciclata. Questo outfit mi fa sentire benissimo. Allora, a parte le luci che mi segnano, come potete notare, l'impossibile, questo maglione va a coprire tutto quello che deve coprire. Quindi arriva alla lunghezza perfetta, ci segna il fianco e la coscia lunghe e sopra abbiamo la casacca, appunto questo maglione abbinato meraviglioso. Non so perché non l'ho comprato, anche perché costa pochissimo questo completo. Tornerò da Primark e lo comprerò, fatemi sapere nei commenti, ditemi il completo, treccia, chiamiamolo così, ti sta bene, ti sta male.
lo vedo molto così, oppure con sotto una camicia bianca o nera e un bel paio di anfibi per tutti i giorni, proprio così semplice, oppure anche con un bel tacco per dargli un allure un po' più elegante. Mi piace tantissimo. E me lo sono lasciato scappare, 12 euro la gonna e 16 euro la maglia, pochissimo. Qui mi improvviso cantante, ebbene mio padre è solito chiamarmi Caterina Caselli perché sa che mi piacciono un po' questi abiti con questo taglio ad A, con queste fantasie un po' anni 70, anni 60, non mi ricordo adesso che decennio sia, e questo è un completo carinissimo. Sotto all'abito e sopra a questa casacchina c'era anche la gonna, quindi si può scegliere di abbinare abito e casacchina oppure gonna e casacchina. È marrone, beige e azzurrino, è un abbinamento insolito ma mi è piaciuto tantissimo. So che sicuramente non piacerà a tutti, però sotto abbiamo questo abito smanicato molto semplice, molto basico, con un taglio leggermente sbasato, piuttosto corto, però immaginatelo con un bello stivale che arriva sopra il ginocchio, color cuoio, anche basso, non necessariamente col tacco. Troppo carino, cioè veramente. Allora, golfino 18 euro e abito 18 euro, per un totale di 36 euro. Allora, qui abbiamo l'abito midi in maglia, grigio, presente anche in color panna, ma era terminato. Ho provato questo grigio, molto carino, rifinito bene. È un abito senza troppe pretese, mettiamogli sotto una calza coprente il nostro amico anfibio che ormai ci accompagna ovunque, con laccio, senza laccio, di qualsiasi tipo, oppure anche con uno stivale col tacco, color panna, con un bel tacco grosso, molto carino. Oppure una cinturina in vita possiamo azzardare. 19 euro, taglia XS, vi ricordo che l'avevo visto da H&M, costava 39,90, quindi ci sta. Qui passiamo a un jeans che ci accompagnerà con i prossimi maglioncini che vedremo, ed è un jeans che si dovrebbe chiamare vintage slim fit qualcosa, costa 17 euro, molto elasticizzato, vita regolare, carino, lunghezza alla caviglia. Ho voluto abbinare questo maglione perché aveva dei colori particolari, lo trovavo non la solita cosa banale, un po' peluscioso, ha anche la manica molto particolare, ha questo gioco di colori caldissimi, si può portare un pochino più lungo oppure sblusato, diciamo più morbido, così che si ferma sui fianchi. Vi faccio vedere da vicino la manica che ha tipo due cornini laterali e viene tipo a pompon, abbastanza carino. Ok, io me la ballavo, questo maglioncino mi sta infinitamente di Beverly Hills. Chi è che guardava Beverly Hills? 90210, io sì. Adoravo Donna, mi ricordo. Sì, era la mia preferita, non so per quale motivo mi piaceva lei, quando ero piccolissima. Comunque questo maglioncino è stupendo, non so perché non l'ho comprato, non lo so, non me lo chiedete. È di due verdi khaki, uno un po' più chiaro, uno un po' più scuro. Bella maglia, morbidissimo, rifinito bene, accollato, bello. Non ci sono altre parole per descriverlo. Taglia S, prezzo 16 euro. Andiamo avanti e c'erano una serie di questi maglioncini che per sé come taglio mi piacciono tantissimo, il problema è che hanno i pallini, secondo me li hanno tirati fuori dalle rimanenze dell'anno scorso. Mi dispiace perché avrei voluto un maglioncino color salvia, mi piace moltissimo il fondo perché viene più corto davanti e più lungo dietro, c'era anche in beige e in nero. Purtroppo erano tutti, anche in tutti i colori avevano già questi pallini, quindi stratoccati, non lo so, consumati purtroppo. L'ho voluto provare lo stesso per farvelo vedere, però non l'avrei comprato. 12 euro, XS la taglia. Poi ho preso questo l'ho comprato, ve l'ho fatto vedere nelle storie di Instagram, vi aspetto, ed è un maglioncino basic, dolce vita, verde militare, verde khaki, non so come lo chiamate, verde oliva, c'era anche in nero, molto morbido, molto confortevole, si adatta a tutto, sotto un golf, sopra così anche da solo, sta bene con tutti i colori neutri, il verde, colore dell'anno insieme al marrone, ricordiamoci. Prezzo 8 euro, ve l'ho girato al contrario, taglia XS.
In questo caso ho lasciato su il Dolce Vita e ho messo questo maglioncione, questo cardigan over col bottone tartarugato. Sembra quasi cinigliato, sembra un misto tra ciniglia e lana, molto pelucchioso, confortevole, caldo, con il colletto. Questo c'era anche in un giallino, se non vado errata, come colorazione. Non mi fa impazzire come vestibilità, però è un cardigan a trecce carino, carino. Vediamo il prezzo, 16 euro taglia S. Andiamo avanti e questo è l'ultimo capo che vediamo, è un cardigan ideale per chi non ha pancia perché viene un po' scollato, io che cerco di coprirmi, ha la manica palloncino, è un beige rosato e ha i quattro bottoni con questo fascione che va un po' a segnare appunto la vita e i fianchi. Molto carino, vi anticipo che ci sarà una piccolissima carrellata di scarpe perché so che molte di voi le apprezzano, quindi vi ho ripreso giusto i modelli principali di scarpe invernali, c'erano anche dei sandali ma ho skippato. Ecco qua il cardigan visto nell'insieme col pantalone, ci vediamo a dopo per i saluti. 16 euro il cardigan, ecco qui abbiamo i classici stivaletti semi-lug, delle altri stivaletti con dentro tipo la pecorella, io la chiamo quando sono imbottiti, altre stile Timberland a 16 euro, poi ci sono questi boots molto carini, prezzo 22 euro, semipelle con la suola alta, queste polacchine a 15 euro in marrone o in nero, questi stivali con i particolari in oro e poi abbiamo tutta una serie di tronchetti con questo tacco medio largo, lisci, effetto camoscio e questi qua effetto coccodrillo che sono neri e rosa antico, anche se in video sembrano marroni, in realtà non sono marron cuoio ma sono proprio rosa antico. Poi c'era in mezzo questa pochettina gialla carinissima che costava 6 euro che si può portare a tracolla e andiamo in conclusione con qualche stivale col tacco largo in nero e stringato, lo troviamo in color cuoio. Poi abbiamo questi anfibi con il tacco quadrato medio basso, quindi un tacco di qualche centimetro al prezzo di 19 euro e per concludere abbiamo tre modelli di anfibi. Fatemi sapere se le mie scelte vi sono piaciute. Bene, questa è stata la mia esperienza in camerino da Primark. Un po' sì e un po' no, qualcosa mi è piaciuto, qualcosa meno, però nel complesso c'erano tanti capi molto carini. Non dimenticate che vi aspetto sulla mia pagina Instagram, La Donna Qualunque, ci vediamo sempre nelle storie, vi avviso quando vado in giro a fare shopping, vediamo anche qualche cosa in anteprima, quindi venite a seguirmi, io vi saluto, come sempre vi mando un bacio gigante, ci vediamo al prossimo video da Federica, La Donna Qualunque.